In concomitanza della 113esima festa del Rosario di Segusino, si è svolta sabato 28 ottobre l'ultima tappa del Giro Nordic 2017. All'interno del Giro Nordic erano comprese l'undicesima corsa podistica di 2 km per i ragazzi e 10 km per gli adulti e la quarta Nordic Walking sulle grave del Piave e borghi di Segusino. C'è naturalmente la corsa podistica, che è un classico ormai da 11 anni qua alla Fiera Franca del Rosario. È un pomeriggio molto bello, il sole questa mattina ci ha baciato, adesso è una giornata tipicamente autunnale, quindi fresca. Ci saranno le categorie degli adulti che faranno la corsa a piedi, i non agonisti e soprattutto i bambini, che è la cosa più importante. E poi ci sarà l'evento legato al Nordic Walking, che è l'ultima tappa del Giro Nordic, Giro d'Italia in Nordic Walking, che conclude qua la sua edizione 2017 con un meeting nazionale del Nordic Walking. Conclusione, quindi proviamo a tirare un attimo le somme di questa stagione. È una stagione che per quanto riguarda il Nordic Walking è andata molto bene, credo che con oggi riusciremo ad arrivare attorno alle 1500 presenze, calcolando tutti i presenti del circuito tra agonisti e non agonisti. Siamo l'unico circuito in Europa che contempla classifiche sia agonistiche, cronometrate, che classifiche tecniche, e diamo spazio naturalmente alle categorie ludico-motorie, che sono i passeggiatori che se la prendono proprio per divertirsi. Oggi abbiamo una bella conclusione, in quanto si radunano in pratica un po' tutti quelli che hanno partecipato durante l'arco dell'anno. Abbiamo presenze da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, abbiamo rappresentanze da Campania, Sardegna, Emilia Romagna e Toscana. Quindi è un bel nucleo di dialetti diversi, credo con attorno alle 300 presenze. Per quanto riguarda il Nordic Walking calcoliamo 850-900 presenze, mettendo insieme naturalmente anche il running. Per quanto riguarda le conclusioni di Giro Nordic 2017, era un'edizione che nasceva forse un po' in sordina, perché sulle ceneri dell'anno scorso non sapevamo bene come sarebbe potuta andare, e invece si è rivelata una piacevole scoperta, con la voglia di continuare nel 2018, quando il circuito avrà delle grossissime novità anche a livello sperimentale e quando noi cercheremo di portare il Nordic Walking in posti in cui non è mai stato, e anche a livello turistico andremo a toccare zone nuove per Giro Nordic, che è un marchio ormai di qualità nel Nordic Walking, che si proporrà di essere sempre più eterogeneo e sempre più alla disposizione di chi lo pratica, indipendentemente dalle classifiche, che sono un atto secondario, importante, ma pur sempre secondario. Ultimo appuntamento del Giro Nordic, tradizione che sia con la Fiera del Rosario, la concomitanza. Sì, ormai da qualche anno c'è questo felice e bellissimo abbinamento, quindi della nostra fiera tradizionale del Rosario, abbinata appunto ad uno sport moderno, attuale, e che porta sicuramente un sacco di gente, di concorrenti, di visitatori alla nostra fiera. È una bellissima... una bellissima occasione di vedere atleti grandi, ma non solo, perché c'è anche la gara dei più piccini, e vedere questi ragazzini, che veramente anche oggi erano tanti, erano numerosi,
partecipare così con così tanto fervore a questo evento fa solo piacere, un bel abbinamento sicuramente riuscito. Primo classificato come l'anno scorso, bellissimo percorso, complimenti ai ragazzi che hanno fatto un bel lavoro come sempre. Oggi ho lavorato stamattina e qualche mese che non faccio più salite e l'ho trovata abbastanza impegnativa questa volta. E il percorso? Il percorso è sempre bello perché è su e giù, in mezzo ai sentieri, è bellissimo. Oggi ho parlato un po' con anche il lavoro che ho fatto ieri ripetute, però sono contentissimo lo stesso. Faccio tanti complimenti al primo e al secondo e anche a tutti gli altri. Questa non sarebbe la mia specialità, però una sgasatina una volta ogni tanto così fa molto bene anche per le mie specialità e sono contento. È stata dura però bellissimo il percorso e anche la giornata. Sono al ritorno da un infortunio, è 4 mesi che sono ferma. Quindi oggi era una gara un po' così da vedere. Bellissimo il percorso, come sempre, complimenti agli organizzatori che si mettono sempre il massimo, sono sicura. E il tutto coronato da questo bel sole e questi bei colori dell'autunno. Yeah, the race was very good. Very bad, very good weather and I really like it's my second time in Italy. Puntavo alla testa della classifica, voglio vedere combinata, però una bellissima organizzazione, bel percorso e molto duro. E anche la temperatura ideale, devo dire, perché l'anno scorso è un po' caldo. Oggi è andata bene, devo ancora vedere se ci sono delle ammunizioni più o meno, quindi diciamo che ho tagliato per prima il traguardo, poi vedremo se sono prima realmente. È stata una gara per me ma oggi molto difficile, forse non ero particolarmente in forma, comunque un tracciato molto tecnico, molto bello e una giornata stupenda, quindi da rifare. Percorso meraviglioso, bei posti, tanta fatica, bella gente. Thank you.